It looks like morale's starting to drop on the other side. We're still getting reports of FTG squads hitting villages on the western side of the island, but we're seeing more defectors every day. With the elections coming up in less than a month, this is a good sign. The biggest turncoat is a man named Esteban Ordóñez, who until 3 days ago was a high-ranking official in the Priego presidential campaign. Priego's the FTG's candidate, and he's also the one calling the shots on the military side of things. Obviously, getting someone this close to Priego to switch sides is a tremendous break for us. The bad news is that we got a call from Ordóñez about 20 minutes ago. It seems that his assistant figured out that he was going to turn and ratted him out. He ran for it with an armload of FTG documents, which he hid as soon as he was out of sight. Unfortunately, they caught up to him a few minutes later. We know this because he was literally on the phone with our people when they found him. We don't think he's dead, but that could change at any minute. Your mission is to rescue Ordóñez and get those papers. Find where he hid the parcel, then find him and bring him back alive. Our first flyover of the region showed that they moved a BMP in, so you may want to take that out as well. Remember, they're not going to keep Ordóñez alive much longer, so there's real time pressure on this one. Best of luck to you, gentlemen. Now get to work. Ragazzi, oh, ma che pochissimo, devo cominciare a pensare cosa fare. Ragazzi, c'è Giacomo, è tornato Giacomo, senza passamontagna. Allora, Giacomo senza passamontagna, però alla mimetica in faccia, sempre quello alternativo. Allora, cosa possiamo togliere? Togliamo Brannan qua. Meglio Brannan, togliere questo. Andiamo a controllo questo o questo. Le realtà sono uguali. Togliamo, ti do un punto qui. E Giacomo, vai Giacomo. Forse no, lo mettiamo con D'Agostino. Io lo metterei con D'Agostino, sapete. Lo mettiamo con D'Agostino, dai. Sì, Giacomo, ti metto con D'Agostino perché mi fa più ridere Giacomo e D'Agostino. Perfetto. Allora, D'Agostino è già maxatissimo. Io direi di mettere, di tirare su, cominciare a tirare su comando. Uff, anche tu. Dire vero questo qua non c'è. Cioè, dire vero questo qua non serve a niente, questo qua. Ti metto questa, guarda, che tanto non mi serve. Mettiamo il tizio col coso silenziato. Tanto è stealth, che cavolo. C'è una stealth di notte, magari, boh, non so io. D'Agostino qua sono tutti pronti. Giacomo, vai! Allora serve un lanciarazzi, allora sì che serve. Allora, sai che ti dico? Tu te ne vai a quel paese. E tu con lanciagranate, serve uno con lanciarazzi. Giusto. Giacomo, vai. C'è uno con lanciarazzi. Bene. Ne utilizzo il BMP. Guarda che roba cinematica. Mamma mia, dai ragazzi, sono stufo di mettere, di fare cosa, come si chiamano, miniature con voi altri sul gommone, dai. Olla. Allora, Giacomo, che cecchino, un cecchino diverso. Allora, cosa dobbiamo fare? Il BMP è lì. Ordóñez, informazioni segrete. Allora, voi altri andate di qua. Intanto salviamo, importantissimo. Mettiamo la corsa. Sparate. E beta, sì, bravo, andate. Bravo, devo andare di qua. Quindi fate il giro per così. Siamo in movimento. E noi andiamo dall'altra parte. No, scherzo. No, possiamo solo andare di qua, ok. Andiamo di qua. Sempre con calma e circospezione. Vediamo sempre se c'è qualcuno, magari dietro qui. Perché qua c'è il fiume. Guarda la luna lì. C'è gente, c'è già gente. Non mi ricordo più niente. Ragazzi, questa missione non me la ricordo zero, guarda. Se non sbaglio, forse credo sia gente qua dietro. Un attimo che controllo, Potrebbe esserci gente qua davanti. Un attimo che verifico per bene. Con il nostro caro fidato Giacomo. Eccoli lì, infatti. Sono due tizi, aspetta. Aia! Giacomo, hai il fucile di merda, Giacomo, il fucile di merda, ragazzi. No, c'hai il fucile brutto. Che palle, vabbè, ci faremo accontentare. Ci accontenteremo del fucile questo. Ok. Addio. Dov'è l'altro tizio? Eccolo lì. Stronzo. Ok. Vittima confermata. Fa un bel rumore però. Salva. Ok, c'è gente ancora. Sparano. Aia. Ok. Fuori uno. Era lì, ok. Bravissimi. Sparano ancora.
Vittima confermata. Dov'è che era? Erano qua davanti, ok. Bravo, allora fate... Bravo, andate avanti, fate il giro così. Siamo in movimento. Salva. Erano lì davanti, mi guardavo... Ok, noi andiamo di questa parte. Andiamo da questa parte. Dobbiamo andare verso di qua. Ah, c'è il coso qua. Adesso mi ricordo cosa c'è qua. C'è il fottutissimo ponte. Che palle, aspetta un secondo, Porca puttana. Fuori uno. Uno ha tirato una granata. Hanno tirato una granata, probabilmente. E ti tiro di lanciagranate e ha sparato. Sembra una macchina, un'astronave di Star Wars che spara. Mamma mia. Ok. C'è un tizio lì e un tizio là, ok. Addio. Ok. Questo cecchino non mi soddisfa per nulla. Era meglio che l'altro. Era decisamente meglio l'altro. Vabbè. Ok, corri. In posizione. Bene, bene. Andate avanti ancora. Sono sbaglio. Usciamo. Guarda lì quanta gente c'è. Guarda lì. Guarda lì. Aia. Quanto bravo. Ma quanto bravo. È stato bravissimo. Mamma mia. Cioè, come fa? Cioè, vi faccio i complimenti. Ma avete visto quanto è stato bravo? Mamma mia. Si gira, morto. Istantaneamente ucciso, istantaneamente. Allora, continuate ad andare avanti. Siamo in movimento. Sta cosa del ponte, ragazzi, non so come approcciarmi, sinceramente. Mi metto qua dietro. Vaffanculo, però anche voi altri. Cioè, ok, state fermi lì allora, cosa volete che vi dica? Ci siamo. Qual è il problema? C'è sempre un tizio, c'è un tizio qua dietro, probabilmente. O qua davanti, beh, state lì. Dopo vengo a darvi una mano. Allora, facciamo qua, sto ponte di merda. Mamma mia. Anzi, fermi, non sparate. Se no succede un casino. Sì. Ok, sparano. Fuori uno. Ok, spara, spara. Ok. Fuori uno. Urca troia. Mamma mia. Ok, beh. No, ma non... Allora, calma. Santi Dio. Mi cade la tastiera, ragazzi. Siamo messi benissimo. Dovete smetterla di sparare. Non sparate, che cazzo. E dopo li allertano, no? Ed è un casino dopo. Che cavolo. C'è un modus operandi per fare queste cose. Smettetela di sparare. Che cazzo che voi altri. Allora. Uno. Due. Fuori uno. E salva. Addio. Bene. Poi. Uno. Due. Tre. Addio. Quattro. Fuori uno. Molto bene. Vedi che si può fare con calma. Ok, adesso potete sparare. Perché sennò dopo sono tutti addosso. Fuoco a volontà. Ci vengono tutti quanti addosso. Addio. Affanculo. Addio. Ci vengono tutti quanti addosso, non è un casino. Allora, qual è il problema qui? Chi è che c'è? Che rompe le palle? Aia! È davanti, probabilmente è davanti. Aspetta un attimo, è davanti. Qua sopra. Vuoi una granata? Un attimo. Ma da dove? Alfa, come alfa? È alfa? Ah, aspetta, c'è un tizio qua. Eccolo lì. Beh, vabbè, ma... Abbiamo perso. Mamma mia, però. Mamma mia. Scusami, ma... Allora. Crepa. Vittima confermata. Andiamo... vabbè, ma scusa... sì, abbiamo tutti morti. Che cazzo succede? Ma da chi? Da chi, che... Da cosa muoiono? Lo sanno solo loro da cosa muoiono. Fuori uno. Ma tu adesso mi devi spiegare da dove? No, ragazzi, dobbiamo fare una cosa di ricognizione qua. Siamo bloccati. No, dai, un attimo. Chi cazzo è che spara? Ah, è la camionetta, ok. Adesso ho capito qual è il problema. È la fottuta camionetta di qua. È la camionetta, mannaggia loro. Allora, facciamo veloce. Mettiamo una granata. Ah! Quasi! No, niente. Mamma mia. Mappa di merda.
Così. Vittima confermata. Ah! Uomo a terra. Abbiamo perso un uomo. Ma scusa, ma li muoiono istantaneamente. Che cazzo devo fare io? Andate via. Dai, facciamo. Proviamo, Ho perso un uomo. Compagno ucciso. Ci serve un medico. Ma guardate, ma non, ragazzi, ma non muore nessuno, cioè non c'è niente. Ma veramente non c'è niente, ma io... Fuori uno. Ci stanno colpendo. Allora, da che cazzo, da cosa? Fuori uno. Abbiamo una vittima. Cioè, ma io non capisco veramente, guarda. Andate indietro. Ce la fate? A non morire come dei deficienti. Siamo in movimento. Via! Uomo a terra. Ne sono stupidi. Sono stupidi proprio come lo schifo. Andate indietro, dovete andare. Avanti! Avanzare ad ogni costo. Ho perso un uomo. Abbiamo un ferito. Niente, muoiono come dei deficienti lo stesso. Liscio. Possiamo andare via? Un attimo, c'è un problema tecnico qua. Fuori uno. Addio. Siamo bloccati. Addio. Fuori uno. Mamma mia, ragazzi, l'ho fatta. È stato a caso. È caso. Come al solito, è a caso. Mamma mia, ragazzi, è stato un disastro. Madonna santissima, grazie per il risotto. Sì. Gentilissimo, Hai il doppio formaggio per tono. Buono, buono, buono. Mori. Addio. Aia. Ragazzi, ecco perché mi ricordavo che sta cazzo di mappa mi dava problemi. Santi, è orribile sta cosa. Allora, non c'è nessuno mai come al solito. Sparate, spara. Se vedi qualcuno, spara. Comunque se premo... Se premo F7, F7 mi toglie l'HUD buggato in culo pure anche. Ok. Allora, calma. Devo capire che da cosa muoio. A parte del tizio lì davanti. Ah. Ok. Fuori un altro. E fin qua ci siamo, bene. Adesso c'è un altro tizio di cui non so dove. Fammi vedere. Con calma, potrebbe essere di... Mi hanno colpito. Ci serve un medico qui. Perché non ricarica la partita? Porca puttana, non è difficile. Ma... Da dove cazzo spara questo tizio? Dov'è che mi spari? Ah, sei tu? No, ok, mi sa che l'ho visto, Abbiamo perso un uomo. Ma che stronzo, Cioè, io devo tirare fuori da sera a premere F7, se no non ce la fa. Allora. E lì davanti. E vabbè, ma scusami! Ma scusami! Allora. Ma quanto è difficile! Ma santi Dio, quanto cazzo è difficile! Non ci vede neppure il tipo! Da dov'è? È quello là? No! Dove sta? E vaffanculo anche voi altri, siete un branco di idioti. Allora, facciamo così. Puliamo qua, perché sennò questi qui impanicano. Porca troia. Allora, chi è che c'è ancora qui che rompe le palle? Tu. Crepa. Fuori uno. Poi tu. Crepa. Addio. Bene. Fermi tutti immobili. Porca troia, adesso devo scoprire questo bastardo, non riesco a trovarlo. Allora. E stronzo! Faccia da culo da lui! Era dietro i fottuti
legni. Maledetto, maledetto infame. Oh ragazzi, finalmente via libera. Mi mangio del riso, sì, come premio. Affermativo. Animo, eh. Mamma mia, che fatica. Ah. Ok. Fanculo, va. Ma serviva, vada così difficile, porca puttana. Bene. Risalva di nuovo. Ah. Che stress. Siamo arrivati. Andiamo a pigliare queste informazioni segrete delle mie palle. Mamma mia, Giacomo. Se, cioè, la prima missione di Giacomo è un disastro. Cioè, non è che è un disastro. Oh, ok. Io non ho recuperato niente, però vabbè. Vabbè. Fate voi. Siamo in cammino. Basta che siano contenti loro, eh. Io non ho recuperato. Aspetta, ma devo tornare anche alla posizione. Ok. Non come zona di prelievo. Ok, palle. Vabbè, ammazzo tutti. Ok. Tu mori. Giacomo, che cavolo di cecchino di merda che hai, veramente. Era meglio quello di prima. Perché gliel'hanno tolto? Mamma mia, era meglio quello di prima. C'è gente lì, sì. Chi è? Addio. Ok, prendi D'Agostino, che c'è un tizio qua dietro. Salva. Ma scusa. Ricarica la partita. Mamma mia. Guarda lì. Bravi raga, bravi. Oh, vedete così. Vedete così si riesce a fare qualcosa. Quel maledetto faceva capolino da dietro il coso lì. Ok. Sono tutti morti. Proseguire. Dov'è il tizio? E non manca molto, è di qua. Dai, avanti. C'è gente lì, non mi sembra. Ma c'è, sono dei ceppi. Non mi sembra ci sia. Scusa, dov'è il tipo? È dentro qua? Aspetta, se riuscite a non morire, andate un pochino avanti. Merda, stanno sul ponte. Siamo in movimento. Madonna, stanno sul ponte. Perfetto, guarda. Noi recuperiamo il tizio. No, aspetta, quello lì è uno di miei. Aspetta. Tira. Vittima confermata. Mori. Ok. Addio. Perfetto. Missione quasi compiuta. Grandissimo D'Agostino. Adesso prendiamo lui. No, c'è gente. Aspetta, dammi il cecchino, va. Siamo davanti al ponte, quindi figuriamoci se non c'è gente. Ok. Dove sono? Dove? È lì! Stronzo, è lì! Ok. Pezzo di culo. Dai. Vabbè, ma tritura. Vabbè, ma che... Cioè, perché F7 e F8 tolgono e mettono l'HUD? Non ha senso. Guarda, adesso premo F7. Vabbè, senti, fanculo, a me l'HUD non serve. Tanto, non si muore in tre colpi, si muore. Che cazzo serve l'HUD? E il tizio è lì sopra, non... Ma dai! Fammelo sparare, oh! Addio. Cioè, che cazzo, dai, salva! Ok. Perfetto. Oh, c'è ancora gente! Ancora gente con calma, Mado! Dammi il cecchino! Senti, Guglielmo Giacobbi! Guarda lì quanta cazzo di gente. Rilevato un carro. Confermata. Sono tutti morti, ne dubito. Io ne dubito fortemente. Cosa fa? Cosa spara? Cosa spara, uomo? Che cazzo spari? Crepa! Vittima confermata. Lui spara. Vittima salva. Confermata. Riusciamo a tirargli una razzata da qua in fondo? Io ne dubito fortemente anche, però uno ci prova sempre. Proviamo. Dov'è il coso? È lì. Ma sta. Vabbè. Adesso rimette l'HUD. Ma cos'è? Che problemi ha sto gioco? Santo di Dio. Allora c'è un altro tizio ancora. Non sei mai contenti, eh. E lì. Dov'è?
Dove sta? Quando non è qua. Allora, scendiamo. Aspetta, era, lo sapevo, era lì davanti. Guarda, guarda che è lì sotto. È qua sotto, quindi dobbiamo fare il giro di qua. Facciamo il giro, va. Il tizio dovrebbe trovarsi qui davanti. Scendi qui. Cosa cazzo vi ho detto io? Uomo a terra. Il tizio è lì, ci corre incontro come... Santo Dio! Allora, adesso mi incazzo però, sto gioco buggato. Ma solo sta missione qua, non gli altri, solo questa. Vediamo se riusciamo a tirare una granatina magari. Crepa. Fuori un altro. Fammi fare il lanciarazzi qua adesso. Dove sta? Ecco il coso lì, ok. Aspetta, salva. Salva che non si sa mai. Tira. Perfetto. Carro armato distrutto. Abbiamo finito o no? Non abbiamo finito ancora. Devo tornare indietro per forza o posso ammazzare tutti? Mi sa che dobbiamo tornare indietro per forza. Va bene, andiamo a piedi. Prendiamo Giacomo. Voi altri tornate indietro. Usciamo. Andate qua. Tira una salvata nel dubbio e corro indietro. Questa missione è stata un parto, porca puttana. Un fottuto parto, ma si può. Mamma mia. Ma veramente, guarda. Ma scusa, eravamo qua davanti. Sì. Ok, andiamo via, va. Io non so perché mi togli la Audi. Nella campagna normale non l'ha mai fatto. Neanche in quella. Ma è scemo questo qua. Ma sei rimbambito. Non ditemi che c'ho lo stagio buggato, ragazzi. Non ditemelo, però solo non ditemelo. Fammi vedere. Uomo, cosa cazzo sta facendo? Perché non si muove questo qua? Uomo, acqua, ha bisogno di un incoraggiamento? Va a cagare. Ti devo tamponare prima che tu mi segua. Ma perché? Cioè, mi ha dato l'obiettivo completato. Però il tizio non mi seguiva. Vabbè. Cioè, parte in salvo Ordonez, ok. Ma perché è stato triggerato in base ai nemici? Ma no, vabbè, senti, lasciamo perdere. Facciamoci sta corsetta. Sono arrivati loro, sì. Bene. Pronti e in posizione. E ragazzi, fatevi una dormita intanto. Prendete un caffettino, rilassatevi. Questo posto di merda proprio. Questa missione credo sia quella che odio di più, questa qua. È veramente uno schifo. Mamma mia, quella roba lì cui i ponti. Mi ricordo anche l'ultima volta che l'ho fatta. Cioè, l'unica volta che l'ho fatta. Quel ponte lì mi ha dato un fottio di problemi. Poi ci sono queste collinette del cazzo, no? Che non vedi la gente dietro. Però loro facciano l'highground e ti triturano. E vabbè, senti. Dove cazzo sto andando poi? Mamma mia, senti Alfa. Vai lì. In marcia. Mi metto il segnalino, chiudo solo, se no mi perdo. Tutto sto posto è tutto uguale. Ok. Entra qui. E qua il posto. Sì. Ma scusa, possiamo andare anche qua fuori? No, c'è il fiume. C'è lo schifo di mondo punto proprio. Ah! Raga, allora, come va con l'acqua ai piedi? C'è una bella. C'è una roccia palese che sembra. Come dice un grandissimo esteta, sembra una tovaglia che viene stesa più volte. Tiriamo un'altra salvata, nel dubbio se gli succeda qualcosa. Cioè, guardate, guarda, cioè io non lo so. Mi mangio il riso intanto, mi mangio il riso perché. Oh. Cioè. Corri uomo, santi Dio, ma si può! Cioè. Secondo me, gli ostaggi, se io dovessi fare un gioco con un ostaggio, dovrebbe correre quanto il giocatore, minimo. No, quanto il giocatore deve correre? Ma tu non mi puoi scartravettare le palle. Muoviti uomo. Dai cazzo che siamo un metro. Dai. Devo urtarlo? Dai. Marca troia. Muoviti. No, la zona di distrazione è... Ma scusa un attimo, ma no. È la zona di prelievo, è questa la zona di prelievo, perché non me la dai vinta?
E che cazzo! Mi sono imbaggata in culo! Oh, che parco! È un tiro, ragazzi! Oddio! Ragazzi, direi che per questo momento di Ghost Recon ecco, bungo in culo di Angloso! Se vi piace, come la scrivete, ci vediamo al prossimo video! Io non so cosa dire!